Una nuova arma contro il tumore al seno. È disponibile anche in Italia un nuovo test genomico che permette di stimare le probabilità che il tumore si riformi e di valutare in anticipo se dopo l'intervento chirurgico la chemioterapia possa essere utile oppure no. Allora, il tumore della mammella non è una malattia unica, ma una famiglia di malattie molto diverse tra di loro. In particolare si riconoscono almeno tre gruppi fondamentali di tumori: quelli ormonodipendenti, quelli dipendenti dall'ERBB2 e i cosiddetti triplonegativi, che non dipendono né dagli ormoni né dall'ERBB2. I tumori ormonodipendenti rappresentano la famiglia più vasta, sono almeno il 60% di tutti i tumori che noi incontriamo. E sono tumori che hanno delle caratteristiche biologiche particolari, soprattutto danno un potenziale vantaggio alla donna che ne è affetta, che è quello di ricevere un trattamento ormonale normalmente ben tollerato, anche se prolungato nel tempo, e che da solo garantisce un'elevata percentuale di guarigione. Una delle maggiori controversie che gli oncologi si trovano a dover discernere quando hanno davanti una donna appena operata di tumore mammario e il cui tumore sia ormonodipendente è se aggiungere a questo trattamento ormonale la chemioterapia. E questo è un quesito importante perché la chemioterapia, a differenza del trattamento ormonale, è gravata da effetti collaterali importanti che hanno un impatto anche forte sulla qualità di vita e in alcuni casi hanno effetti collaterali anche potenzialmente gravi. E quindi è importante stabilire quali donne con tumore ormonosensibile siano candidate anche a ricevere la chemioterapia perché si ritiene che la sola terapia ormonale sia insufficiente a garantire la guarigione della maggior parte di queste. Come ci si orienta per decidere? Routinariamente ci si orienta sulla base di test praticati nelle anatomie patologiche di tutti gli ospedali e che riguardano l'analisi di alcune molecole, analisi cosiddetta immunoistochimica, di alcune molecole presenti nel tumore. Cioè guardiamo se ci sono i recettori ormonali, guardiamo se c'è l'ERBB2 e guardiamo un indice di attività di moltiplicazione delle cellule, che è normalmente definito Ki-67. Su questa base ci facciamo un'idea, come oncologi, se relativamente al rischio di recidiva della donna e relativamente al potenziale beneficio dell'aggiunta della chemioterapia. È chiaro che si tratta di un'interpretazione in qualche modo soggettiva, variabile, dipende dall'interpretazione soggettiva dell'oncologo e anche dalla valutazione dell'anatomopatologo che non è altamente riproducibile. Cioè è abbastanza dimostrato che se quelle molecole le andiamo a valutare in laboratori diversi, molto spesso i risultati sono poco coerenti. Quindi capirete che una decisione così delicata viene lasciata molto alla interpretazione soggettiva, da un lato dell'anatomopatologo, dall'altro dell'oncologo di riferimento. Il valore aggiunto proprio di questi test genetici è che in questa specifica categoria di donne, quando permanga un margine di incertezza circa la reale utilità dell'aggiunta della chemioterapia, questi test genetici ci forniscono una informazione abbastanza affidabile, molto affidabile perché effettuata presso un unico laboratorio centrale di riferimento e soprattutto ci fornisce un'informazione quantitativa, cioè ci dà una stima abbastanza precisa del rischio di recidiva della donna e dei potenziali benefici che derivano dall'aggiunta della chemioterapia. Quindi capirete che non c'è più l'interpretazione soggettiva nemmeno dell'oncologo, ma un numero preciso espresso in termini di rischio e di riduzione del rischio, sulla cui base è possibile fare una scelta consapevole e ben documentata relativa all'aggiunto o meno di chemioterapia in quella specifica donna. Ed è possibile condividere in questo modo, anche in maniera abbastanza semplice, la scelta con la paziente, perché si può parlare con franchezza con lei di quali siano i potenziali vantaggi e svantaggi dell'impiego della chemioterapia.